Siamo nel B&B Albergo La Manna di San Vito Taranto, via San Vito 10. Siamo con Irene La Manna, oltre che padrona di casa, presidente dell'Associazione Taranto Turismo. Siamo a ottobre, inoltrato, va verso la fine ottobre. Beh, a questo punto facciamo un po' un bilancio di questa stagione estiva. Giugno, luglio, agosto, settembre. Com'è andata? Questo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, aspettative, soddisfazioni, delusioni, un suo giudizio. Allora, il territorio Taranto e provincia è in crescita, lo dimostra non solo l'attività turistica, ma lo dimostrano i dati Istat. Indubbiamente la destinazione turistica Taranto è stata molto gettonata a livello nazionale e internazionale, con visite che sono state registrate dal Castello Aragonese grazie alla Marina Militare, al Museo Martà grazie alla direttrice e a tutto il territorio, alla riapertura di Poggei. Quindi il territorio, la destinazione Taranto è una destinazione che ormai viene cliccata e ricercata. Ma un grosso grazie dobbiamo anche estenderlo alla provincia di Taranto, che con i suoi programmi diffusi a livello nazionale e internazionale ci ha dato la possibilità di vivere di riflesso, ecco, di turismo. Irene La Manna, molte organizzazioni di categoria hanno denunciato la carenza infrastrutturale che ovviamente si riverbera sul turismo. E hanno perfettamente ragione, le infrastrutture devono crescere di pari passo alla crescita dell'incoming turistico, quindi bisogna, da questo punto di vista amministrativamente, quindi mi rivolgo agli amministratori del nostro territorio, a quelli che ci sono e a quelli che ci saranno, bisogna far crescere la destinazione turistica per farla diventare una destinazione turistica di successo dal punto di vista infrastrutturale e di servizi. Ultima considerazione, Taranto e l'Ilva. È inutile negare, l'Ilva confligge col turismo. Sì, infatti sarebbe cosa fondamentale quella di iniziare a parlare separatamente di Ilva, che è un tema da affrontare e risolvere, e di turismo. Sono due realtà che non vanno gemellate, ma delle quali bisogna parlare in maniera risolutiva e propositiva. Se continuiamo per volere politico, per campagna elettorale, a mettere sullo stesso piano l'Ilva e il turismo, continueremo ad essere fermi dove siamo e dovremo purtroppo vivere di riflesso grazie agli sforzi della provincia. Per concludere, un voto secco a questa stagione turistica estiva. 8,5. Beh, è contenta quindi. Assolutamente sì, sono sicura che il prossimo anno potremo e saremo capaci di raggiungere anche il 9 e magari il 10, basta seguire alcuni punti che sono talvolta quelli dettati dai professionisti di settore.